Salve a tutti carissimi amici, bentornati in compagnia del Guerz, bentornati insieme a devosmart.it. Sono carichissimo perché lunedì alle 13 sarò in live con voi, arriverà anche Flavio. Qua su questo canale YouTube vi trasmetteremo in diretta l'evento di Xiaomi Italia. Quindi, presentazione del nuovo flagship che abbiamo provato in variante cinese, Xiaomi Mi 11 è in arrivo e sono in arrivo tante sorprese per voi, quindi state ben sintonizzati, mettete le sveglie, mettete tutto in programmazione. Se siete a lavoro, in pausa pranzo, vi aspettiamo sul canale YouTube e arriverà anche Flavio, quindi saremo io e lui in live per farvi vedere tutte le news che Xiaomi ha a disposizione e soprattutto ha nella manica per voi. Detto questo, siamo stati veramente in tantissimi all'interno delle recensioni versus focus e quant'altro della variante cinese. Abbiamo fatto circa 230.000 visualizzazioni, non vi dico neanche, vabbè, avete davvero spaccato ogni cosa che potevate spaccare. Io questo su questo sono molto orgoglioso. Sfrutto anche questo video per dirvi che da ora in poi su questo canale YouTube troverete le recensioni dei prodotti globali, quindi non andrò più a importare lo smartphone dalla Cina. Questo perché, e sono orgoglioso di tutto ciò, EvoSmart è diventato uno dei partner, lato review, lato stampa, lato media, di Xiaomi Italia, quindi è normale che andremo a recensire le loro varianti, che poi sono anche le varianti che andrete ad acquistare. Non a caso poi durante l'anno sul canale faremo delle live, porteremo degli sconti su Mi.com, perché il nostro focus è questo, oltre a presentarvi il prodotto, ma vogliamo farvi risparmiare, vogliamo farvi comprare il prodotto migliore al miglior prezzo sul mercato. Quindi abbiamo scelto, come vi ho già detto nel live su Twitch, dei partner proprio per favorire anche voi utenti. Pippone a parte, e lo concludo, vi dicevo, focus di questo video. Allora, Xiaomi Mi 11 oramai lo conosciamo, perché avete letto, avete visto, abbiamo commentato insieme tantissimi aspetti positivi dello smartphone, come ad esempio un'estetica che lo contraddistingue, come ad esempio lo Snapdragon 888, come il focus principale, una fotocamera nella parte posteriore che appunto va sia a migliorare il prodotto ma sia a contraddistinguere lo smartphone tra una miriade di telefoni tutti uguali. Lo sapete, i pro oramai del telefono si sono visti, no? Nella variante cinese che vi ho portato qua sul canale YouTube. Però c'è una variante fondamentale di questa presentazione, nonché anche di questo smartphone, è il prezzo. Quindi ad oggi io non so quanto è il prezzo dello smartphone, quanto sarà il prezzo dello smartphone sul mercato. Vi posso dire che non sarà mai paragonabile a quello cinese. Questo perché, come vi ho sempre detto, quando Xiaomi importa uno smartphone in Italia deve far fronte a tasse, dazi doganali, importazione, messa sul mercato. C'è tutto un quadro dietro, ragazzi, che molto probabilmente molti di voi non sanno e non conoscono e non capiscono, ma il prezzo non potrà mai essere tutto uguale. Quello che Xiaomi vuol portarvi in Italia è lo smartphone al miglior prezzo possibile in Italia, quindi sicuramente il prezzo che vedrete sarà il prezzo al momento migliore che Xiaomi poteva farvi. È ovvio che, attenzione, come vi ho detto, Mi.com, offerte, live, state sintonizzati perché potrebbero arrivare dei coupon per farvi acquistare lo smartphone ad un minor prezzo. Comunque, detto questo, voglio aprire come sempre a voi utenti il box dei commenti, perché voglio sapere quale secondo voi sarà il prezzo dello smartphone e quale secondo voi è il giusto prezzo per uno Xiaomi Mi 11, quindi per un flagship, per un top di gamma, perché l'abbiamo provato ed ha tutto ed ha tutte le carte in regola per essere appunto un top assoluto. Cosa vi aspettate da questo Xiaomi Mi 11? Quali sono le caratteristiche tecniche che più vi piacciono, che più vi hanno impressionato, perché lo vorreste comprare e, come vi ho detto, a che prezzo lo vorreste comprare? Quindi è ovvio, ragazzi, che non costerà mai 400-500 euro, questo ve lo dico a prescindere, perché non è così. Io stesso, come vi ho detto, l'ho pagato circa 600 euro prendendo dalla Cina, e quindi già vi ho fatto capire che con tasse, dazi doganali e quant'altro non può costare 400 euro uno Xiaomi Mi 11, anche perché secondo me sarebbe una svalutazione del brand e del prodotto, perché Xiaomi è sì un'azienda che vi porta anche insieme a Redmi, anche insieme a Poco,
prodotti veramente interessanti, una grandissima esperienza hardware ad un prezzo competitivo. Quando si sta parlando però di un top, è giusto anche che non venga svalutato già a prescindere, perché sennò non è più un top. Xiaomi è un'azienda che prima di importare lo smartphone, prima di farvi vedere il telefono, è un'azienda che studia, un'azienda che comunque ha degli ingegneri che va a creare, quindi è la prima ad esempio che ha portato lo Snap 888. Considerate anche questo. Insomma, se avete la scimmia qua sulle spalle che vi gira intorno, io vi aspetto qua sotto nel box dei commenti, perché veramente sono curioso di sapere la vostra opinione, sono curioso di sapere le vostre impressioni su questo nuovo smartphone e, come vi ho detto, sono curioso di sapere il giusto prezzo secondo voi. Io ovviamente un'idea me la sono fatta, ma non voglio spoilerarvi niente, anzi voglio prendere questo video, ecco perché l'ho fatto prima della diretta, prima della live, e poi discuterne insieme lunedì alle ore 13 in live con voi su questo canale YouTube. Ragazzi, come sempre, dal buon Guerz, anche per quest'oggi è tutto e noi ci vediamo domani, come sempre, per un nuovo video. Ciao a tutti!